Allora, siamo qui oggi con la professoressa Margherita Lang, che è professore ordinario di psicologia dinamica dell'Università degli Studi di Bicocca, è membro associato della Società Italiana di Psicanalisi ed è socio fondatore dell'ARP. È persona con cui anche io personalmente ho rapporti da tanto tempo e è ben conosciuta. È una delle donne che in Italia pensa la psicoterapia. Quindi siamo qui e ti facciamo queste 8 domande, sei vittima di queste 8 domande. La prima è questa. Noi pensiamo che ognuno di noi ha dei principi teorici e clinici che ritiene irrinunciabili, ma se non irrinunciabili, importanti per orientarsi e effettuare il lavoro clinico. Quali sono i tuoi? Ti va di descriverceli? Quello che posso dirti è che in parte è già stato detto anche da Franco Del Corno, visto che facciamo parte della stessa associazione. Indubbiamente io non sono più in grado di vedere un paziente se non lo diagnostico. Cioè, il problema della diagnosi per me è la condizio sine qua non prima di iniziare qualsiasi tipo di trattamento. È una diagnosi che non è solo e unicamente una diagnosi nosografico-descrittiva, perché fondamentalmente sapere a quale categoria del DSM-5 appartiene il nostro paziente mi serve a niente, o a molto poco, È un diciamo. pezzo. È un pezzetto mediamente irrilevante. Quello che mi interessa tantissimo sapere è il suo funzionamento. Il funzionamento della struttura di personalità, che di certo non decliniamo più secondo, diciamo, modelli psicanalitici degli anni 50, cioè non è più un discorso declinato alla Rapoport, per quanto lo si Certo. sia amato tanto, ma è declinato secondo dei costrutti che peraltro sono riconosciuti dalla comunità scientifica, quindi attraverso il funzionamento del sé, affetti ed emozioni, capacità di relazioni interpersonali e rappresentazione che lui ha della realtà, che se vuoi era il vecchio esame di realtà. Allora, questi costrutti sono per me irrinunciabili e vado sempre a valutarli, sia col colloquio clinico, sia con la raccolta dei dati Certo. biopsicosociale, sia con i test, avendo un occhio di particolare attenzione a livello della gravità. Senti Margherita, quando voi avete questi dati che conosco, che fate, ed è un lungo processo e complesso, poi ne discutete nell'equipe, poi prima della seconda domanda, ti completo la prima, la restituisci al paziente? Assolutamente che la cosa fondamentale è che quella che mi permette poi di, diciamo, pattuire con lui dove va a finire, la psicoterapia, che cosa riguarda la psicoterapia, di che cosa ci possiamo occupare e cosa assolutamente, a mio avviso, fondamentale e rinunciabile. Ti permette di andare a vedere qual è il livello di alleanza diagnostica del paziente, costrutto diverso dall'alleanza terapeutica, cioè per dirla in termini estremamente semplici, se il paziente è in grado di fare qualcosa per se stesso e con quale costo. Certo. Nel senso, e anticipare già con lui quali potrebbero essere gli intoppi che lui troverà all'interno della psicoterapia. E della relazione col clinico. Assolutamente, quindi con il paziente metti che tu già vedi che il paziente è concitato, che tende ad iperattivarsi, che vuole tutto e subito, che non ha una linea evolutiva, cioè nel senso che non si acquisiscono le cose step by step, ma per magia. A quel punto gli puoi tranquillamente dire all'interno della restituzione, guardi che è molto probabile che lei, anche con lo psicoterapeuta, si spazientisca e dopo 2 o 3 sedute lo mandi a quel paese perché non è, perché la psicoterapia non ha tenuto dei buoni risultati. Quindi diciamocelo subito che così evitiamo problemi sia a lei sia allo psicoterapeuta. Oh, senti Margherita, ma tu fai anche una previsione di tempi di cura? Generica. Mi piacerebbe tanto, però effettivamente è molto difficile. Qualche Quindi volta qualche volta, diciamo, se è si dice meno. possibile lo si dice,
si stabiliscono anche con tutta una serie di pazienti degli obiettivi intermedi. Mm. Ad esempio, con alcuni pazienti c'è una controindicazione a parlare di psicoterapia, perché già lo stesso setting della psicoterapia, con il fatto che quello si sente che deve venire uno o due volte alla settimana, si sente ingabbiato. E già quello lo mette in una situazione di ostaggio che gli produce una sorta di blocco di pensiero, per cui tu hai finito, diciamo, con la possibilità di lavorare con lui. Ah, ok. Questa cosa, quindi voi lì la definite in un altro, consulenza? Io mettiamo, tu puoi fare una consulenza, una restituzione prolungata. Cioè, il fatto, la restituzione ti può durare, diciamo, due volte, di solito dura due volte, perché una volta fondamentalmente dici le cose, certo, al paziente, e la volta dopo vedi che effetto gli hanno fatto, come lui li ha trasformate, che cosa è diventato, così, e la volta successiva, dice, e le altre volte poi puoi fare l'invio alla psicoterapia, puoi fare l'invio agli interventi, però puoi anche dire: benissimo, ci vedremo un tot di volte, perché quando tu non hai un discorso di alleanza diagnostica, lo devi trattare all'interno del processo diagnostico. Certo. Perché se non riesci ad avere un livello minimale, non puoi a mio avviso, non puoi assolutamente passare una psicoterapia, perché hai alte probabilità di esito negativo. Sì, infatti, poi di questo punto, che è molto interessante, che io conosco e su cui voi avete lavorato tantissimo negli ultimi 20 anni, 25 anni, cioè ci avete tempo pensato... breve, nel senso. Sì. No, c'è una grande storia che è veramente molto interessante. Ed è perché poi non c'è, spesso in alcune, con alcuni pazienti non c'è neanche mai un momento che la si definisce terapia. Ma dentro quest'area cosiddetta consulenziale avviene un processo di apprendimento di un'alleanza possibile. Certo. Ma cioè, vai a vedere se in che misura riesci a mobilitare un'alleanza o a trasformare, diciamo che l'altra cosa, secondo me, su cui c'è poco materiale in giro, cioè o a diagnosticare la presenza di una pseudoalleanza che con tutta una serie di pazienti che hanno un alto livello di funzionamento e che hanno un assetto un po' rimuginativo, ossessivo, senza rientrare in una, hanno uno stile ossessivo, ti direbbe, sì, sì, Shapiro, a quel punto se c'è un livello di allarme, altamente probabile che il paziente ti produca una pseudo-alleanza, cioè sia un yes man. Sì, certo. Che se non riesci a catturare e a diagnosticare, te lo trascini per tutta la psicoterapia nell'illusione di farla. Di farla. E allora diventano quelle che negli anni 60 erano le analisi interminabili, no? Certo. Nel senso, oppure il passaggio da un clinico ad un altro alla ricerca, cioè in cui il paziente si rende conto che riesce a risolvere alcuni problemi, che sono problemi però non, diciamo, primari rispetto al suo effettivo funzionamento. Ok, in realtà la seconda domanda è stata assorbita nella prima ed è benissimo. Ti chiederei, ma in pratica questi principi come si traducono tecnicamente? Io so che tu hai una formazione psicodinamica e psicanalitica, è vera, nella SPI, ma quindi tu fai atti di interpretazione trasferale e controtrasferale, come altro ti muovi di originale in questa unione tra SPI e ARP? Domanda non allora, da poco. Domanda non da poco. Direi che sono due lavori diversi, no? Sono delle tecniche diverse che sono legate al funzionamento psicopatologico del paziente, perché la tecnica tu la scegli in base, cioè hai un modello teorico e poi hai dei principi tecnici che declini e che sai che sono più o meno adeguati a seconda della diagnosi di funzionamento psicopatologico che tu hai fatto. Tendo un po' a sottolinearti il funzionamento, perché quello che stiamo tentando di fare soprattutto con Sabba Orefice è quello di staccarsi dal modello psicopatologico
statico, ma di spostarci sempre di più su un aspetto di processo. Cioè, quando io lo spiego ai colleghi più giovani, di solito gli faccio un'analogia che mi sembra molto facile da cogliere con il cui, no? Il cui totale, concetto desueto, ma in cui fondamentalmente già negli anni 40 Werner aveva detto che il problema non era confrontare due punteggi di intelligenza compositi, ma vedere i processi, le operazioni, le strategie attraverso cui pazienti diversi arrivavano a conseguire lo stesso punteggio, perché poi tu avresti dovuto lavorare sulle strategie, certo, e non sul risultato finale. Chiaro. Infatti invece delle volte è stato usato come etichetta. Esattamente, sappiamo bene poi la storia che ha avuto. Con la psicopatologia per me è un po' la stessa cosa, cioè a me interessa cogliere quali sono i funzionamenti che sono effettivamente disfunzionali per quel paziente. E se noi usciamo dalla grande psicopatologia, che fondamentalmente dei nostri studi non vediamo più, nel senso vediamo una piccola patologia, una piccola psicopatologia, lì in tutti questi casi di confine, a mio avviso, è fondamentale cogliere il livello di funzionamento, il cattivo funzionamento che si attiva in alcune aree e magari non si attiva in altre. Ma esplicitandolo anche. Ma dicendolo anche al paziente, nel senso, perché un punto, capito, è un setting psicanalitico classico, certo, in cui indubbiamente continua a esserci l'interpretazione certo, trasferale, controtrasferale, cioè nel senso che certo, lì sei in un setting e guai se ti discosti da quella tecnica, certo, nel senso che hai un modello teorico di riferimento e hai tutta una serie di, diciamo, regole che hanno un loro significato e che devono essere certo, mantenute. Nel momento in cui io sto facendo una psicoterapia, nel momento in cui io sto facendo un intervento, nel momento in cui sto facendo una consultazione, sono in una realtà completamente diversa e a quel punto quello che in base al funzionamento del paziente decido, alcune volte sbagliando, perché sì, poi certo, il problema è ovvio, chiaro, no? Decido cosa dirglielo, come dirglielo, che cosa è primario e che cosa è secondario. Ti chiedo una cosa così che mi è venuta in mente a parlare, poi passiamo alla quarta domanda. Dai anche ogni tanto dei compiti osservazionali? Settimana poi come facciamo noi? Per alcuni pazienti possono essere utili. Può essere, può essere utile dirgli, ma quando lei si sente così miserrimo, capite, ma quando si sente così miserrimo? Cos'è le successo? Esatto. Cos'è le successo, no? Okay. Piuttosto che quando, diciamo, mi viene in mente una paziente che ha la sfortuna, la sfiga, come la chiama lei, sono nel mio periodo di sfiga. Uno dice, scusi, ma a parità di realtà esterna, cos'è? Guardi un'occhiata, provi a pensarci, no? Cosa ha sentito questa settimana, okay, per cui, capito, questa è la settimana della sfiga, esatto, e la settimana prima era la settimana della non sfiga, esatto, cioè. Così bello questa cosa. Senti Margherita, per noi terapeuti è importante monitorare e valutare il cambiamento, quindi al di là della diagnosi iniziale. Vi sono delle procedure che tu adotti durante la terapia e quali? Questa è complessa perché è una cosa che noi abbiamo visto anche nei nostri studi, che è molto difficile da fare. Esattamente. Segue una cosa, cioè, un po' da grande accademia americana. Cioè, io ogni tanto chiedo eventualmente ad alcuni pazienti, ma è già una selezione sul paziente, se è disponibile a compilare, diciamo, un qualsiasi strumento che monitora il cambiamento. Però devo dire che è una cosa che facevo più anni fa, quando in fondo ero più legata a dei protocolli di ricerca che adesso, perché quello che prevale, il sentimento che prevale adesso è che in fondo non puoi così tanto disturbare il paziente, sì, perché questa è secondo me un'indebita intrusione che forse puoi barattare all'interno di un contesto metti di ambulatorio universitario in cui tu vedi la gente gratuitamente, mettiamo,
e gli dici: guardi, il prezzo per essere visto gratis, la merce di scambio, e che lei ogni tanto sia. Però ad esempio quello sono delle idee che non dovrebbero essere dati dal clinico, ma dovrebbero essere dati dalla segretaria, cioè o dovrebbe essere o da ricercatori, cioè che ci dovrebbe essere proprio un setting molto più pulito. Perché ci riflettevamo anche con dei colleghi, metti sulle cose dell'alleanza, tu non puoi a un paziente chiedere qual è stato il suo livello di alleanza all'interno della seduta, dopo che esci dalla seduta dell'incontro. Senti, strumenti oggettivi tipo il core o Q45? Sì. Si può fare, ma è complesso, capito? E poi c'è come strumenti che io posso dire amo molto il PQS. Sì. Col PQS però alla fine quello che io ti porto è indubbiamente la mia descrizione del paziente. E nel momento, quindi, ci sono sei fracilla e carini, perché da una parte o tu, no, porti il tuo strumento come la tua visione del paziente, oppure usi un self-report, un rating scale, una rating scale, e valuti, misuri la distorsione che il paziente ha nella percezione di sé in quel momento. Certo. Quindi è una situazione, quella dell'uso degli strumenti, che da una parte ne abbiamo un bisogno enorme, perché altrimenti non capiamo bene. Io di solito poi lo faccio in maniera molto pragmatica e poco quantificabile, cioè ritorno con il paziente sugli obiettivi metti dell'intervento, della psicoterapia, del... o soprattutto nei momenti in cui tu hai un momento di stallo, lo riconduco a quello e riprendiamo magari il test, no? Perché mi rifaccio riprendere il test, perché sono la cosa più concreta che il paziente si ricorda. Sì, sì, è vero. Questo lo facciamo anche noi. Capito? Che se gli dici, ma lei si ricorda che io le ho fatto fare gli odiosi cubetti della Vice e che lei per poco non li ha tirati in testa al testista. Ecco, mi sembra che gli stia succedendo la stessa cosa, piuttosto che un uso del test, capito, un uso del dire: guardi che quando lei ha raccontato questa storia, metti al TAT, all'ORT, piuttosto che ha visto queste cose, metti, come una paziente le dicevo, già tutto il mondo dei puffi emerso a Rorschach, cioè, nel senso che è un commento in cui puoi condividere un suo mondo. Certo, una lingua condivisa. Esattamente, che spesso ha anche una grossa connotazione affettiva emotiva, che è la cosa che il paziente in qualche modo capisce sempre. Perché, come tu ben sai, no? Perché altrimenti rischi di slittare sul cognitivo. Frega nulla, né a te né a lui. Se lui non appunto non ne frega niente. Allora, la chiusura della terapia è un momento che a volte rischiamo di dare per scontato. Hai delle procedure specifiche o delle linee guide teorico-cliniche che ti va di raccontarci? Ti accorgi che stiamo per chiudere? Ma le psicoterapie si chiudono? si rallentano molto, dice. Le psicoterapie, direi, chiudi un contratto, diciamo, più che una psicoterapia, nel senso. Ma quali sono i segnali per te? Emotivi? I segnali emotivi sono fondamentalmente che il paziente è diventato alleato di se stesso. Cioè il paziente ha un funzionamento del sé in cui sono integrate le emozioni. O nei momenti in cui queste emozioni non sono integrate, si rende conto che non sono integrate. E può chiedere aiuto. E i segnali tuoi, perché ad esempio una cosa che capita a me è che è come se ci fossero dei momenti che abbiamo in terapia, succedono un sacco di cose, tutto molto intenso. Poi a un certo punto tutto diventa molto più calmo e il tessuto si slabbra, anche della comunicazione. Non so se tu hai questa sensazione o se utilizzi altri segnali. Utilizzo l'uscita da un assetto di emergenza, per certi versi, che è quello che stai dicendo tu, in altri termini, cioè quando
fondamentalmente vedi il paziente ed è in qualche misura come se tu sapessi le risposte. Che certo, anche certo. Però questo qui una grossissima trappola, certo. Perché rischi, diciamo, di avere un'attenzione parziale in quel momento, sì, sì. Che può essere estremamente problematica, perché proprio nel momento in cui sono sistemate tutta una serie di cose, il paziente può dirti: bene, allora adesso ti dico quest'altra cosa, che è quella che non ho mai osato dire a nessuno, e la dico proprio a te perché. Oh, adesso domanda 6. Il paziente difficile. Questa è una definizione che è stata introdotta da Carlo Perris e è abbastanza utilizzata in area cognitiva, non so se voi la utilizzate e se per te ha un senso. Tu hai un adattamento delle tue tecniche e delle tue procedure a questo tipo di paziente quando l'hai diagnosticato? Guarda, il paziente difficile è una realtà assolutamente per tutti ed è fondamentalmente, secondo me, viene a coincidere con il paziente difficile da diagnosticare. Cioè, a me il discorso del paziente difficile noi lo usiamo più nei difficult to treat patients del 97 di Engler e Santos, che sì. Avevano, si erano occupati di questa categoria, ma se vuoi e tutto il discorso di Mays e Frank sugli esiti negativi delle psicoterapie e i motivi per cui le psicoterapie falliscono, nonostante la bravura del clinico. Perché è una cosa di questo tipo. Sono i pazienti, secondo me, che anche tu ti ricorderai, visto che siamo più o meno coetanei, l'ESIF della Deutsch. Sì, come se... Esattamente, le personalità primitive di Robbins, cioè tutti quei pazienti che non hanno un funzionamento psicopatologico conclamato, ma che hanno alcuni funzionamenti, modalità disfunzionali che possono avere un livello di gravità enorme. Cioè, perché noi a un certo punto scotomizziamo con un po' l'aspetto della gravità, no? Ma tu te ne accorgi in diagnosi? Io in parte me ne accorgo, in gran parte me ne accorgo in diagnosi, ed è il motivo per cui io sono legata alla diagnosi, perché non voglio trovarmi, diciamo, con il paziente pseudonevrotico che mi risulta un difficult to treat, certo. Perché proprio l'assetto è diverso, anche perché devi per forza andare a cercare quelli che sono gli elementi primari del suo funzionamento psicopatologico, cioè quelli che lo organizzano, quello che lo costringono a star male, perché se parti a livello, secondo me, più elevato, perdi tantissimo tempo e non combini, e combini poco. Ma come cambi te? Io cambio nel senso che l'attenzione mia si sposta fondamentalmente sulle emozioni. Cioè, il focus mi diventa che cosa sente. E anche le tue? Assolutamente. Cioè, e indubbiamente proprio come io mi sento, nel senso come... e anche, diciamo, Bibi e Lachman, se vuoi, certo. Insegnano, secondo me, esattamente come tutti, tutta la parte di Tronick, di Sandler, cioè sulla psicologia dell'età evolutiva, dell'età sì. Infantile, con la sintonia. E mi rendo conto della difficoltà, l'indicatore mio è la difficoltà, la perdita della sintonia continua. Cioè, nel senso del mi rendo conto che sto arrancando, no? Che sto arrancando, che per certi versi posso diventare in qualche modo come impaziente nel trovare una soluzione, che non mi do il tempo necessario per sentire cosa mi sta dicendo, ma sto pensando. Capito? Che proprio ho uno cerco di spostarmi rapidamente su un terreno che mi rassicura. Come se stessi più in allarme e più concentrata. Sì. Sì. Ti ritrovi? Sì, molto. Sì, sì, sì. E a quel punto in realtà ci si sposta molto sulla relazione. Assolutamente. È quella e che lì. quello che cambia... Cambia il fare. Cambia sì. La meta del fare. No, infatti. Senti,
Questa è una domanda interessante per una persona della SPI, il modello relazionale. Cosa ne pensi in bene o in male? Riesci a integrare tecniche provenienti da questo modello con il tuo modo consueto? In realtà è già in parte, però ti faccio esplicitare un non detto, dai, e poi arriviamo all'ottava domanda, questo è bene. Ma guarda, il modello relazionale a me è interessato tantissimo perché a mio avviso è l'unico grande, l'ultimo modello teorico che noi abbiamo avuto. Nel senso, poi ci siamo, credo proprio rispondendo a delle dinamiche economico-politiche, spostati sul fare. Nel senso, allora abbiamo cercato di risolvere problemi che esistevano nel sociale, disturbi di personalità, che erano non La rabbia. la rabbia, che non rispondevano più a dei farmaci o rispondevano in misura minore a delle terapie farmacologiche. Ho in testa il viraggio con i psicofarmaci che c'è stato nella tutta la situazione asilare manicomiale negli anni 60, no? Quello che ha permesso tutta una serie di cambiamenti. Oggi, a fronte di tutta una serie di disturbi, di problemi che hanno un cotè sociale che sono fonte di grossissima preoccupazione e di grossa spesa, ci siamo tutti inevitabilmente spostati sul tentativo di definire il quadro psicopatologico e la tecnica di intervento adeguata per quel quadro. Allora, quello che tu modifichi è un aspetto specifico circoscritto della metateoria, della teoria, però non vai più a ripensare tutto al discorso della struttura. Quindi tu utilizzi tecniche relazionali. Inevitabilmente credo che oggi sia abbastanza difficile Non farlo. non farlo, nel senso anche perché anche i dati che tu hai dalla parte delle neuroscienze, cioè Sì, della ricerca. non puoi ignorare completamente tutti questi modelli, per cui in qualche modo poi credo che ognuno se li declini Sì, a modo certo. suo. Cioè, anche il nostro mondo è cambiato dal cognitivismo classico adesso, ma anche il tuo mondo è cambiato Il mio dal. mondo, diciamo, è cambiato. È anche vero che il numero di analisi che io faccio è assolutamente minimo rispetto al numero di Ma psicoterapie. certo, perché la domanda Quindi è cambiata è anche. cambiata la richiesta. Oggi la gente non ha più tempo, non ha più spazio, è difficilissimo tenere un setting, cioè o vedi i futuri colleghi, nel Che senso, o il è già un manager. lusso. Esattamente, e io credo che tu come me, come tanti altri, abbiamo le consulenze via Skype, hai il mega manager che ti chiede un parere ed è in Australia che gli serve che tu gli dia. Cioè, ci sono tutta una serie di cose che Diverse. diverse, non sono né giuste né sbagliate, secondo È me. cambiato il È mondo. cambiato il mondo. Senti, l'integrazione con altri approcci psicoterapeutici, qui sono veramente curiosa. Cosa ne pensi? L'hai effettuata in prima persona, in modo solo teorico, o hai seguito altre forme di training, o hai studiato, perché tu sei una che studia? E cosa ne hai ricavato e come lo hai inserito nella tua cornice teorica di riferimento? Guarda, onestamente training pochi, nel senso che credo che apparteniamo ad un'altra generazione in cui alla fine non ti viene da andare tanto a fare delle formazioni, tanta riflessione su lavori fatti da colleghi, proposte, non so, possiamo parlare della Marshall Linehan Sì, o con l'MDR. l'MDR, cioè tutta una serie, la sensory motor, cioè tutta una serie, la mindfulness, tutta una serie di nuovi Cose. modelli, diciamo, di intervento, a mio avviso fondamentali e particolarmente utili con alcuni pazienti in alcuni momenti del loro percorso Quindi ti è terapeutico. capitato anche a te. Di mandarli. Di A man quel punto io continuo o il magari tuo lavoro. rallento quello che sto facendo e mando il paziente dal collega. D'altra parte il E modello poi che torna.
Assolutamente. È lo stesso modello quando ai tempi si parlava delle integrazioni farmaci con lo psichiatra, farmaci e psicoterapie, cioè nel senso mi serve che un collega che ha una competenza specifica dia il farmaco, il paziente rimane in carico a me, però mi interessa tantissimo quello che dice a lui, quello che lui gli risponde, le scelte che fanno, e oggi l'integrazione non la fai più solo con i farmaci, con gli psicofarmaci, la fai con tutta un'altra serie di tecniche, di interventi che ti aiutano a conseguire più rapidamente l'obiettivo. Senti, questa è extra domanda che l'ha fatta qualcuno, mi viene in mente. Io mi rendo conto che è come se in questo momento le persone più aggiornate, più sensibili, è come se stesso guardando le diverse cose che ci sono nel mondo e mettendole dentro. Poi io continuo a dire che non è ancora un'integrazione ma una sommazione, perché è ancora un principio integrativo, almeno io non l'ho trovato, anche per motivi secondo me sociologici. Ma tu come vedi il futuro di questo nostro bellissimo mestiere? Credo, e a questo punto un po' rubo il pensiero di Orefice, no? Credo che si debba ripensare alla psicopatologia. Cioè credo che noi abbiamo avuto, e parlo soprattutto di noi psicologi clinici, abbiamo avuto una grossa deriva con i DSM, nel senso utilissimi. Cioè credo di passare parte del mio tempo a lezione ai giovani psicologi, a insegnargli il DSM, perché a mio avviso è fondamentale, però ci dobbiamo ricordare che è un sistema classificatorio, cioè, e non è una lettura della psicopatologia, soprattutto non è una lettura della psicopatologia oggi. Allora io credo che si debba arrivare a una lettura della psicopatologia, diciamo, al di là dei modelli. Cioè riuscendo a cogliere alcuni funzionamenti di base, per cui forse diciamo superando il discorso del depresso, del maniacale, però proprio vedendolo come un disturbo dell'affetto e un'incapacità di gestire una modalità affettiva in un certo modo. Cioè tornare ai contenuti. Tornare ai contenuti, cioè, perché oggi tornare alla struttura, tornare perché altrimenti rischiamo di andare a cogliere delle cose che rischiano di essere dei dettagli che poi noi non sappiamo più come mettere insieme, nel senso... E tutte queste forme di terapia? E queste forme di terapia io credo che bisognerà in qualche modo uscire dallo slogan e onestamente fare più una psicoterapia su misura al paziente, cioè su misura all'organizzatore, e questo mi rifaccio di nuovo a Orefice e ai suoi articoli comparsi sulla tua rivista, su States of Mind, cioè in quel caso sui disturbi alimentari, ma proprio a quello che organizza il funzionamento psicopatologico di quella specifica persona che è di fronte. Poi è assolutamente vero che sono clusterizzabili e che quindi hai tutta una serie di sottogruppi, per fortuna, perché altrimenti non andremo più a casa. Però ti dico, nonostante sia affascinata degli RDOC, nel senso che sono indubbiamente secondo me un'interessante alternativa al DSM-5, poi di nuovo rimane a un livello come descrittivo, perché e non riesci a capire in che modo quel tipo di funzionamento può interferire, può fare come facilitatore o elemento di disturbo rispetto a. Va bene, grazie tante Margherita. Grazie a te.